E buongiorno, iniziamo pure oggi un bel giretto. Questo dovrebbe essere il giro quello bello di questo weekend. Finalmente adesso andiamo a recuperare il bagaglio in albergo nel bed and breakfast, colazione e poi si parte. La mia Fara, passato l'infanzia qui. Abbiamo recuperato le cose, i guanti zuppi fracichi, quindi vediamo se si riescono ad asciugare un pochetto. Ieri ne abbiamo presa proprio tanta, in 10 minuti a piedi eravamo completamente zuppi e un tasso d'umidità dentro la camera nostra impressionante, gocciolava acqua dappertutto, gli asciugamani sotto le giacche e i pantaloni tenevamo. Pure la guida locale ci abbiamo oggi. Questa è la sorgente. Via, andiamo. Questa è la De Cecco. Quello dovrebbe essere il lago di Casoli. Dovrebbe. Bello il mulo. O l'asino, non lo so che era. Bocca di valle, guarda che bello.
Tommaso Lanciano. Salutiamo Peppe che se ne torna giù e noi continuiamo il giro. Mettiamola un po' di benzina, 1,8 e 29, neanche tanto. Guardiamo la strada. San Leonardo, 1280 metri. Bello, eh?
stanno costruendo. Guarda che figo! Un trulletto, un trullino. Adesso un pezzetto di statale e poi si ritorna su. Aquilano mica cazzi. Guarda che bello che è. Stefano di Sessiano. La rotta me la dà qua. Oh, a me fa male il culo. Qua? Guarda. Ma guarda, ma noi mi sa che quando abbiamo girato qui a destra abbiamo tagliato, perché la provinciale quella lì comunque poi passava davanti alla rocca. Eh sì, abbiamo tagliato allora. E se questa è, facciamocela. E facciamocela uno sterratino, va. Quindi si torna indietro? Si torna indietro.
gradi. Allora andiamo di là. Non mi metto un sacchetto, andate. Bestia! Freddo birbo! Porca puttana! Birbo, birbo! A te! Tilio! Dai che ti scaldo! Tilio, formaggio lì! Panino con la crema di peorina! Questo è Sefu! Sefu! È l'unico? Bello! Oh! Oh! Un po'... Non la mette fuori sul fuoco. Ci puoi mettere un punto di passaggio? Stiamo facendo un video, quindi la domanda qual era? Per 7 minuti me l'ha fatto. Ed ancora niente. Qual era la domanda? No, ma noi lo prendiamo al caffè. Niente, adesso caffè su al Campo Imperatore l'abbiamo preso, adesso ce ne torniamo giù. Facciamo il lago di Campotosto, Piana di Castelluccio e poi andiamo. Thank you.
Così, lascia così. Pure sotto casco hai fatto. Non no, lascialo così, ti prego, basta. Ciao, andiamo via. Vai. Dove si mette? Nell'umido? È un po' troppo stretto. Però io allarga a fondo. Dove la taglia mia. Ma diglielo, mi sa che ha sbagliato taglia. Scusa, ce l'hai un modello da uomo? No, secondo me andava fuori. No, fuori non ti entrerà mai. No. Adesso però deve venire giù. Ma anche no. Cioè. Si va? E siamo sempre fermi. Che colori, guarda che cos'è.
Niente, Gianluca è rimasto senza benzina. No, davvero, ce l'ha fatta. No, grande. Grande Gianluca. Ieri mi si è rotto tutto le trogine a dire, mi ha preso una benzina. Ieri. Qualcosa ci mettiamo. Ah, vai, ce la fai, va più avanti. Si sperava ad arrivarci, ma non ce l'ha fatta. Uno compra la vento perché c'ha il serbatoio grosso. Ma lo usa tutto. Guarda che bello! Benzina e togliamo pure l'antipioggia perché sto scoppiando. E niente, le nostre strade si dividono qui. Ci si è salutati, ma si farà ancora un po' di strada insieme fino a Visso. Da Visso pure come ridotta e sono passati un botto d'anni. Dai, tanto si va a casa.
hanno sbagliato strada. Ma come funziona sta cosa? Non hanno sbagliato strada, funzionava proprio così. Lì piove, di qua no. Comincio ad accusare un po' di stanchezza. Mancano, che mi dà, un'ora e 100 km. Sì, sto prendendo l'autostrada adesso a Orte. Oh, non so esattamente quanti chilometri ho fatto oggi, però penso dovremmo chiudere la giornata intorno ai 500 km, credo. Grande telepass. Via, 10 minuti di sosta, ce li siamo fatti. Sgranchito un po' le gambe e ripartiamo. 80 km mancano, dai, siamo arrivati. Comunque ne abbiamo fatti 520 oggi, quindi chiuderò la giornata a 600, che non è male. Dai, a più tardi. Dai, arrivati a casa, ce l'abbiamo fatta e ci vediamo al prossimo giro. O devo solo trovare i chiavi di casa.